L'unione fa sempre la forza, giusto professore? Direi di sì. E allora ci dica un po' qual è il senso di questo ricordo per la città di Napoli. Ci proviamo. Io dal canto mio vorrei ringraziare Ugo, perché non è la prima volta che gli viene in mente che valga la pena, è vero, spendere un po' di fatica, di tempo per ricordare quella che anche secondo me, come ha detto lui, è la pagina più importante della storia contemporanea della nostra città. E naturalmente va studiata, va conosciuta, va ricordata. Quando siamo capaci, dovremmo anche provare a trasmettere agli altri questa nostra convinzione su questo straordinario evento che nei prossimi giorni ricorderemo magari in maniera più compiuta, non dico meno frettolosa, anche se prometto e assicuro che sarò breve. Abbiamo avuto modo altre volte di trattenerci di più. E tra pochi giorni è l'81esimo anniversario. L'anno scorso, occasione dell'80esimo, io li chiamo gli anniversari tondi. Gli anniversari tondi sono appunto come quello dell'anno scorso. Adesso invece è come se riprendessimo quella che io auguro che sia per tutti, non dirò una buona abitudine, proprio una sacrosanta tendenza a non dimenticare, e se possibile non limitarsi a farlo in quella giornata specifica, per le ragioni che mi sforzerò adesso di dirvi, sia pure in maniera, spero, non difficile, non faticosa. Che cosa è stato per la città vivere questo episodio straordinario? Quando si decide di decidere, quando si dice basta. Pensate anche alla vita di ognuno di noi, pensate alla vita individuale. Non è necessario adesso immaginare subito migliaia di persone. Pensate com'è nella nostra vita quando arriva ad un livello di impossibilità di vivere il presente. Ce ne rendiamo ben conto, è vero? Mi sembra che dalle cose che ho sentito dire anche da te stasera, sei uno, tu Ugo e tutti gli amici ovviamente, che ne ha fatto di questa, diciamo, spinta, di questa tensione, una vera e propria ragione e modalità di vita. Quando si decide di decidere e quando si dice basta ad un presente che è diventato insopportabile, insostenibile, vergognoso, ecco, allora se una singola persona è capace, io credo, è successo o no nella vita di ognuno di noi che venga quel momento, e allora viene per una città di centinaia di migliaia di persone. E come sono andate le cose? Le cose sono andate, tra l'altro è vero che si è pure studiato, si sono scritte cose importanti, però si insiste su alcuni punti che finiscono con fare più presa, non di quello che dico io, ma delle cose come sono andate. Questa è una città molto strana. Quando ho avuto l'avventura di fare l'assessore alla scuola e alla cultura, mi accorgevo
che è la più bella, almeno per me, e più difficile città del mondo. Noi dobbiamo sapere di vivere nella più bella, ma più difficile città del mondo. E questa città non si è svegliata nel 1943, altra cosa che non si tende a dire, a sapere. La nostra città non è quella che lascia andare tutte le cose, che non se ne importa di nulla, o che ha questa specie di fatalismo per cui vabbè, ha da succedere, vabbè, insomma, pazienza. No, non è mai stata così. Non è mai stata così. Ho promesso che non sarò lungo. Non vi mettete paura. Dal 500 in poi, ogni secolo, la nostra città ha avuto un momento di ribellione, di insorgenza, quei momenti, come ho detto un attimo fa, in cui ha detto basta. Sapete bene, è vero che via Roma si chiama pur Toledo. Toledo è un viceré spagnolo del 500, il quale governa è uno tosto assai, decide che a Napoli ci vuole l'Inquisizione. 1547, la città decide che non esiste proprio questa cosa, e di fronte a uno come Toledo, che faceva paura, si ribella. 1547. È inutile dire che nel 600 c'è Masaniello, nel 700 la Repubblica Partenopea, nell'800 i moti costituzionali del 1821 e 1848, quindi non è una rarità, Ugo, non è successo per combinazione. È una città che quando arriva il momento non la fa buona a nessuno, e quindi teniamolo caro, perché è bene saperlo, è bene essere pronti e avvertiti. Secondo concetto troppo diffuso, che c'erano gli scugnizzi, per carità, sicuramente c'erano giovanissimi, però dire che è stata una cosa di scugnizzi è uno dei metodi attraverso i quali si arriva a depoliticizzare e a depotenziare una cosa che faceva paura pure agli angloamericani, diciamoci le cose come stanno. Questa città è stata capace di ribellarsi e di battere i tedeschi. Terza cosa sciocca che si dice: i tedeschi non erano affatto vinti oppure decisi, convinti che avrebbero perso la guerra. I tedeschi erano tremendi, sempre stati, devo dire, un poco così, ma in quel momento lo erano. Come fanno un popolo quasi a mani nude ad andare contro un avversario di questo genere? Sapete che si guardava da via Caracciolo verso il mare e si vedevano le navi anglo-americane che, come si dice, stavano sulle onde, no? Ma non si decidevano a intervenire, non venivano. Quando il primo inglese è sbarcato a Napoli, il 1 ottobre del 1943, su una jeep, sta tutto fiero, contento, come si dice, intercetta un napoletano e gli chiede: avete finito con il vostro lavoro? Avete fatto your job? Lo chiama job. Il lavoro sarebbe stato il nostro mestiere, il lavoro sarebbe stato quello, l'hanno cacciato i tedeschi, capito? Tanto per rendere un po' di giustizia alle cose. Non c'erano ancora gli angloamericani, sono entrati quando hanno visto che la città per 96 ore si era battuta contro i tedeschi. E quindi vi inviterei, se possibile, anche a combattere certi modi di dire, certe idee molto, molto, non dico sciocche, ma insomma, tra strumentali. Ed ecco un'altra cosa che si dice: che la rivolta non è preparata, è improvvisa.
Io vi devo dire la verità. Io non mi immagino che uno la sera prima si mette a tavola e discute amabilmente, uè, di mano facciamo la rivoluzione. Non mi pare che sia proprio questa la modalità. È inutile dire che è spontanea e che non è organizzata, perché l'organizzazione poi viene via via che si sta in strada, si lasciano centinaia di morti a terra e ci si batte. Infine, va già raccontato un fatto del vissuto personale. Qualche giorno fa in televisione mi hanno intervistato sulle quattro giornate. Vabbè, io sono abituato perché ogni anno, come se c'erano le quattro giornate, c'è questa cosa. Ma questa volta però mi è stato chiesto una cosa che lì per lì mi ha posto anche un po' in imbarazzo, in difficoltà, cioè mi è stato detto: ma se non ci fossero state le quattro giornate, che cosa sarebbe stata Napoli? Che cosa? Io vi dico la verità, in tanti anni che faccio questo mestiere nessuno me l'aveva messa in questa modalità. Ci ho dovuto un po' riflettere, un po' pensare. Alla fine due cose si possono e si devono dire. Se non ci fossero state le quattro giornate, la città avrebbe come saltato l'appuntamento che invece ogni secolo ha avuto, certo, con questa sua capacità di dire mo la taferni, mo basta, adesso decidiamo noi del nostro destino. E la seconda cosa è ancora più importante, perché c'è una cosa che mi fa proprio arrabbiare, dispiacere. Le regioni del centro e nord del nostro paese non ci pensano proprio che ci sono state le quattro giornate, eccetera, eccetera, perché pensano che la resistenza l'hanno fatta loro. Allora, per dirvi, la resistenza come moto di liberazione in Italia nasce dalle quattro giornate di Napoli. È bene che lo sappiano, è bene che se lo ricordino, è bene che ne ragioniamo anche con loro di queste cose. È cominciato qui, come tante altre cose sono cominciate dalle nostre parti. E dunque mi sembra che se non ci fossero state le quattro giornate sarebbe stata un'altra storia. Sarebbe, sì, è la controstoria. È la cosa che piace molto a fare nella scuola americana e inglese. Si chiama la storia controfattuale. Dice: se non ci fosse stata la guerra dei 30 anni, se la Francia non avesse fatto la rivoluzione, capito? Per fare una specie di esercizio di didattica, partendo dal... e non eventualità, da quello che sembra un assurdo, cioè un fatto che è successo, se non fosse successo. Allora, per nostro, non posso dire per fortuna è successo, perché l'abbiamo intenzionalmente perseguito, era la conquista della libertà. Ritorno a quello che ho detto all'inizio, ma scusate, per ognuno di noi, di voi, dire mo basta, perché ve l'hanno fatto proprio di tutti i colori, perché non si può, è o non è il momento cruciale e fondante della vostra esistenza? Non dimostra che siete capaci di ribellarvi se sorpassano anche quel limite? Io direi di fermarci, professore, proprio su questo spunto. E questo importante è quello che mi sentivo soprattutto di dire. Vi ringrazio. Grazie, professore.